Di fronte Pineto e Juve Under 23, lo stadio Mariani e Pavone, Benny deve rinunciare agli squalificati Germinario e Teraschi. A Marafini, causa infortunio, gioca Villa nel 3-5-2 di partenza, davanti naturalmente Volpicelli e Tonti. 3-5-2 anche per quanto riguarda la Juve Under 23, in attacco Sekulov e Guerra, subito in avanti la Juventus, la squadra di Brambilla, il destro di Damiani, ex Palermo, con la palla che sorvola attraverso la porta difesa da Tonti, poi Borsoi, il pallone in area, si coordina, non era facile affatto, anche perché è tallonato da un avversario, Sannipoli, il pallone termina alto, poi l'aggressione altissima di Villa, il gran gol, il gran destro sotto la traversa per il classe 2003 al primo sigillo con la maglia del Pineto, ex Sampdoria, davvero un gran gol, l'aggressione altissima fino al limite dell'area avversaria, 1-0 Pineto, ma dopo un minuto c'è questa splendida triangolazione tra Asa, Nonge e Sekulov, il sinistro incrociato, nulla da fare per Tonti, dunque 1-1, un parziale, ma il parziale, ma il gol è davvero molto bello, una splendida triangolazione tra Asa, Nonge e Sekulov, e qui una chiara occasione sprecata da Gambale sul versante opposto, ci riprova ancora la Juventus con Nonge, la palla termina all'esterno, inquadrato invece Asa, è uno dei migliori della squadra di Brambilla, ma ancora Pineto nel primo tempo con il tentativo di Manu, che è stato servito da Gambale, il portiere del Juventus Under 23 sarà protagonista nel secondo tempo, blocca in due tempi, siamo nella ripresa, ecco qui la prima conclusione del Pineto con l'ottimo inserimento di Sannipoli, forse il tiro deviato, la palla termina a pochi centimetri dal palo sinistro della porta difesa da Daffara, entra anche Giambè, palla in aria e in stirata in anticipo, Manu cerca il palo lungo ed è davvero molto sfortunato, poi numero di Volpicelli sulla tre quarti, serie di finte, il gran sinistro destinato all'incrocio, è stato bravissimo il portiere della Juventus Daffara, e poi il gol del 2-1 della Juventus Under 23, Angelé entrato in corso d'opera, viene servito perfettamente da Sekulov, le maglie della difesa del Pineto si allargano troppo e poi è molto freddo Angelé che riesce a dunque segnare il gol del 2-1, ci prova ancora Volpicelli su calcio di punizione all'altezza dell'area di rigore, il pallone viene respinto dall'estremo difensore della Juve Under 23 da fare, e poi Guerra che sfiora il terzo gol, bravissimo Tonti, finisce 1-2.